7 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house on the roadside, and it's made out of rattlesnake hide. Got a brand new chin that baby built on top, and it's made out of human skull. Come on, take a little walk with me, baby, and tell me who do you love? Who do you love? Now line the town, he's a rattlesnake whip. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love? Who do you love? I got a tombstone and a graveyard mine. I'm just 22 and I don't mind dying. Who do you love? I came as I crossed the Holland Road. Well, you went left and I went right as the moon hung proud and bright. You would have loved it here tonight. Spin me around just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me around just to pin me down. No, stavamo ripercorrendo insieme le tappe di questo viaggio, perché eravamo così 10 giorni fa, 12 giorni fa, aspettando le moto, tutti inconsapevoli di quello che sarebbe successo. Per caricarle. E stavamo dicendo insomma che alcune delle tappe sembrano passate da anni, invece sono qui a 10 giorni. Abbiamo fatto Hotman, questa città fantasma a sud dell'Arizona, poi abbiamo proseguito per Kingman, abbiamo fatto Huckleberry, questo locale storico, Seligman, Flagstaff, Williams anche, dove abbiamo pranzato, abbiamo mangiato il barbecue di fuori, e poi Flagstaff, poi Grand Canyon, Page alla sera con il tramonto sull'Horseshoe Bend, alla mattina l'Antilope Canyon insieme a Jim. Tra l'altro ho visto le foto, ma che sfocare. E tremavo un po' la mano. Poi da lì abbiamo proseguito per la Monument Valley. L'amica si è sentita Four male. L'amica si è sentita male. Four Corners. E Durango. Poi da lì abbiamo continuato per Denver. Ma Durango il tatuaggio della Martina nella concessionaria. Poi Denver e poi siamo andati a Crazy Horse Memorial nella Black Hills, nella riserva indiana, Monte Rushmore, poi abbiamo fatto il raduno, lo Stargis, bellissimo. Siamo ripartiti alla volta di Cody, alla sera al rodeo, città di Buffalo Bill. Poi abbiamo continuato, abbiamo attraversato lo Yellowstone, dove si è fatto il tatuaggio la Mickey, proprio lungo il fiume nello Yellowstone Park. E il nostro Tiziano per la prima volta tatuato proprio un on the road puro, vero e proprio. Attaccato. Poi abbiamo proseguito per il Salt Lake City, no, Jackson prima, questa città cowboy però in mezzo alle montagne, molto bella. Poi abbiamo continuato per Salt Lake City, lago di Bonneville, per la prima volta lo Speedweek è stato cancellato nel giorno del suo centenario per allagamento, praticamente il lago da salato era tutt'acqua. E qui Claudio Valentini ci ha graziato urinando nel lago di Bonneville, luogo sacro. E il secondo tatuaggio on the road di Tiziano a Mauro, che poi vedrete. No on the road. Mauro, fallo vedere, fallo vedere. E poi nel frattempo abbiamo continuato alla volta del Bryce Canyon. Ieri sera abbiamo dormito all'interno del parco con lo spettacolo country e poi oggi ci siamo rifatti lo Zion,
il Red Canyon e siamo arrivati qua. Tutti sani e salvi, abbiamo riconsegnato. Red Canyon il giorno prima, che nessuno conosce. Ah, anche. Il Dixie, adesso la Forest. Vabbè. E abbiamo lasciato le moto oggi. E domani ci aspetta una bella giornata a Las Vegas, questa sera, domani. Celebreremo insieme e poi andremo a vedere lo spettacolo del Cirque du Soleil, o che è uscito l'anno scorso, ancora è una novità assoluta ed è interamente fatto in acqua, il primo spettacolo del Cirque du Soleil fatto in acqua. E poi shopping sfrenato con quei 6 dollari che ci sono rimasti. E sempre la carta di credito da utilizzare senza problemi. E Paolo è contento. Ci siamo, Tiziano. Ci siamo. I've been there, but I don't like so much. Mamma mia. Ci siamo, ragazzi, rimaniamo. Guarda, allora. Rimaniamo. Magari li abbiamo di tutti noi. Odiavo. Quindi, insomma, abbiamo anche la moto di gialla, ma quando ho visto che il tipo l'ha presa, se l'è portata dietro. Vedete? Tiziano. Ciao, no, voglio dire agli amici a casa che Tiziano c'aveva la Super Deluxe con tutti i comfort, poi andava sempre a giro con... Non sapevo usare. Visto. Yeah, beautiful hotel. My favorite. My favorite hotel. È il numero uno. Huh? Number one. Oh, hey, I'm number one. Yes, yes. 58 years I've lived in Las Vegas. Las Vegas. 1956. 56. When I came here, just a few little hotels. Madonna. Yeah. This was all desert. So. Yeah. Yeah. Things have changed in my lifetime. Hey, thank you very much, my friend. Come back. Ciao. Okay, guys. Thank you. See you next time. Next year. Thank you. Next year. Thank you, sir. Come back again. Bye. Ecco Las Vegas. Si è abbassata l'adrenalina, a questo punto sono tutti cotti, mummificati dopo i 50 gradi del deserto del Nevada. Non ha retto nessuno, ma siamo giunti a destinazione. Infatti ora andiamo al centro commerciale e facciamo gli umani. Esatto. Ma tornato da queste vacanze cosa farai? Mi prendo una settimana di ferie e faccio 7 giorni di vacanza, perché questo è un lavoro e quindi adesso devo riposarmi. Per 7 giorni vado in ferie. Allora, siamo venuti a questo centro commerciale, uno dei più grossi del mondo, dice. Del sì. Mondo. Noi siamo a Las Vegas, è un centro commerciale enorme, perché qualcuno vuole le Converse, io compreso. Tiziano voleva le mutande di Batman.
guarda. Sì, dai. Perché quelle di Superman non me le danno. Ora siamo alla ricerca di Mattia e poi non mi ricordo, insomma, del gruppo dei ragazzi. Vi lascio un po' le immagini di questo bellissimo centro commerciale. E questa è Las Vegas, Tattoo on the Road. Eccolo qua, Tattoo on the Road on the Family. Eccoci qua. Happy Family. Cosa fa il turista italiano quando va a Las Vegas? Va al centro commerciale. Che tristezza senza precedenti. Siamo fantastici, unici. Faccio del mio meglio per non andarci in ogni occasione, in ogni viaggio, e mi ritrovo sempre al centro commerciale. La cosa peggiore è quella dell'outlet. Vai, come. Nulla, dicevamo che non è Tattoo on the Road questo centro commerciale. No, questo è il riposo, il primo giorno dei 7 giorni che devo fare di riposo. Adesso. Ah, questo è il primo, ok, gli altri poi la poni in Italia. Ok. Di grandi artisti, c'è Picasso che in un piatto con due tracce disegna un torero e una dama che danzano, riesce a farlo benissimo, così come una rosa. Se sei un artista e ti applichi, non è ciò che scegli di fare che fa la differenza, ma sei tu, insomma, no? È l'artista che fa la differenza. Cioè, poi va bene, sì. I think the first part what you have to learn is to put your own emotions completely aside. Like, it's almost like you have to step out of all your emotions and feelings, you know? Because I think 99% of the tattoo artists today are artists who want to do their work. Like, they want to put their own work on hand. But it's really not... I am the tool. The client is doing the work, which is thinking what the piece should be like. So it's like what I always explain is, it's like if you have a $10 million house, right? Yeah. And I give it to you as a gift. And in the first day when you move in, I take a sledgehammer and I break the first tile in the house. One tile. Just one tile. $10 million. All for you. A gift. I promise you. 20 years down the road, you're gonna hate this house because of this tile. Because it's a broken tile, it's a broken part in a house, you forget all the beauty around it. It's the same for client if he's not 100% satisfied with his tattoo. Che praticamente, cioè, anche io ti ho fatto un esempio, no? Se anche io ti regalo una casa da 10 milioni di dollari, bellissima, grandiosa, così, però appena tu ci entri dentro e magari ti vengo a rompere una mattonella o qualcosa, dice, tu non fai caso a quanto è bello quello che hai intorno, ma rompi le scatole per quel difetto. Quindi se in un tatuaggio è così, tu magari fai un'opera grandiosa, ma c'è un dettaglio che non va bene, e magari è vero. Giusto. 20 years from now, not today, 20 years from now, because we are very good persuades. Do you know what that, like, I can say, oh, let's do this, I'll make do this, and you go, oh, he's the professional, you will do it. But 10 years from now, it's maybe not you.
and it will come to a surface. It will. Anche per me, ma poi non è solamente oggi, ma è fra 10 anni, fra 20 anni, perché quello che poi succederà, quello che tu ti vedrai addosso, quello che la gente ti dirà. Questo è anche maggiormente il concetto della sua generazione, farti tatuaggi sordi per tantissimi anni. Where all my tracks will be concealed and there's nowhere to go. Quindi l'assunto della sua storia è anche bello questo. Okay, Mario, I think Tiziano would like to offer you a present. What a present! This is a long present. It's really on the road across 11 countries, so you know. Cross from Italy? And you come from Italy. Yeah, of course. Did he have a passport? Did he declare it from Albania? It's illegal, it's like how it should be. Por tant'anno ci facciamo tatuare da lui. Ah sì, vabbè. Che possibile. So are you working out of a shop? Where's your place? Where's your hometown? Dov'è la tua città? It's near Ancona. Is in the middle of Italy. Okay. I've never made it to Rome, you know that? You need your property. Are you planning to go to Europe? Yes, pretty good. Well, can I just... Yeah. You can do it. Oh, okay, that's fine. Open just here. I get a lot of presents from the Japanese, so if you don't open it correctly, they chop your finger off. Adesso fai con i giapponesi, non apri bene, ti taglia le dita. Are you going to Japan, to the Yokohama Festival? No, but I'm constantly, I travel to Japan. I don't know if you have seen, did you see the movie what we made, the DVD, Under the Skin? No. I'll give it to you. We traveled to Japan for 2 years, and I'm the first Western person who got a Japanese traditional back piece from somebody. Hanno fatto un film, sono stati 2 anni in Giappone, you know, e hanno fatto un film, si chiama Under the Skin. E ha detto che dopo c'è. I'm gonna keep talking. It's oh yeah. Cosa ci sarà? Ah, this is cool. This is our tattoo on the road. This is our road. This is awesome. Hey. I like that. Here we are. For you, Kayla, together with you. That's awesome. Who did that? You? Sorry, what? Who did that? Yeah. You did that? Yeah. Yes. Yeah. Thank you, want to see it. It's awesome. That's great. That's really great. I'm a little white. I like how you covered this now because it's awesome. No, it's awesome. Okay. Come on. Thank you, Mario. This is awesome. Adesso sviene. It's great. I love it. Adesso è tutto. Yeah, me. He's our project that's on the road, so we want the history of the on the road. That's great. That's awesome. He's the first. I've been there 3 to 4 times a year. I think I go this winter and then I go in the spring. But very small show up over every year in May. May? Yeah. It's just very small show, it's nothing big. It's going to organize his convention in the month. 100 tattoo artists this year? Yes. Yeah, in October. Of course. And for tattoo convention. This is the second edition. Okay. But it's a nice. Lui fa la convention a Las Vegas. Oh, next year is crazy. You organize? Are you organized? Ah, Las Vegas convention. Yeah, 2,000 booths.
And we do 7 days, and then it is 5 days is schooling. So the new system from our show is we bring all famous artists in, painters, sculptors, scultori, pittori, and then you buy one pass, you buy one ticket, and then you can take any class. And then you get certified in all different classes. Maybe. And then can we come to visit you? Please. Io ho già il biglietto aereo. To participate? If you want a tattoo on Saturday, Sunday, you need to know how to tattoo. Ha detto che si può fare. And then. Vabbè, io. If you want to, you can work with us, you know, the crew. It's no problem. You're more than happy to work with us. And what about for 12? Yeah, work with us, come over. Meglio di così. Sono onorato e felice. Yeah, come over, work with us in the booth. Be part of our team, you know. What we have to do for the next trip, 12 euro to on our body. Ooh. Yeah, that's how long we have to wait? 5 years. How long? 5 years? I have, right now, I have a 2 year waiting list. 2 years? 2 years, somewhere. And I work 5 days a week. So lavoro 5 giorni a settimana e ha 2 anni di attesa. But we can work. We can find out 5 minutes for us. 10? 15? Okay. But if we plan it correctly, you know, then I can make the room. It's just like, it's just so hard already, you know, and then I have certain clients. The very difficult part with me is I have a group of clients, very important group of clients, and I'm on a contract. So I have 24 hours to be with everything. Perché lui c'ha ormai un seguito che è importante, quindi fa proprio dei contratti per prenotare. Like I get a phone call and it could be like right now and they say, listen, I need you tomorrow in Ecuador and the plane is over there. And then I go to the airport, I get a plane and fly. Se loro lo chiamano, se lui ha un buco, prendono l'aereo e vengono qua a farsi tatuare. Wow. That's what I'm saying. It's that's what I'm doing, you know. So I have, and then those people. So my appointments are always moving, you know. They're always like. So I try to make regular appointments, and then but I have to tell everybody, listen, until you are in my chair, it can't get moved because those clients demand that I'm there, you know. And it's only because they don't have time. They really have no time. I've seen it. I mean, I had some people where I flew in. And they could not do the tattoo and they had to send me back. It was just like they flew me on a private jet to the place and fly me back and I did not touch the skin at all. Because they're so busy, you know, some of them, and it's crazy. But Adam, it's just a different life to them, you know? Great. We are really happy to be here. I'm very happy to have you guys. You're an honor. Sure. So and when the filming is gonna stop, I make some picture with you? Yeah, sure. Yeah. And then really, for the show in Vegas, just send the email to my office. Okay. Or I give you my email. Ah, detto che ti dà le sue email. So we do it directly. You can come right to me. Thank you. And then it's a lot easier. You have my cell phone. Yes. That's where I text you. Okay. Yeah. So just keep it for your guys. If you would like to come to Italy or to Europe. Yeah, I need some real pizza. Oh yeah, don't worry. Can't do it here. We think about it. If you're planning to go to Italy. I can't do it anymore. Horrible.
Pizza. If you're planning to go to Italy, he's got his convention in October. So what's the date? You can be 11 to 13. Just 3 days. I don't know. I have to see. Okay. I can't. I would give you an answer right now, but if I will tell you. If it works. Andiamo parecchio, però. Uno ci prova. It's a dream for him, but don't worry about it. It's a dream for him, don't worry about it. Okay. No, okay, ringraziamo. Ringraziamo Mario Bart per il tempo che ci ha dedicato. Avete capito che poi fa un tatuaggio con lui, 2 anni di attesa, quindi la gente vola qui appena lui si libera. So, thank you so much. Grazie. Siamo qua, grazie di tutto. Grazie. Ragazzi, guardate l'euforia di partire, tutti felici, tutti contenti. Tutti felici. Oggi è venerdì e fra 2 giorni arrivo a casa, arrivo domenica. Vabbè, un giorno perché te parti. Stanotte torni sabato. Ma scusate, ma tutti gli altri dove sono? Gli altri siamo noi. Bella sta porzione. Tristi? Questa esperienza? Esperienza col figlio invece? Claudio e Cinzia? Questa col figlio è stata una cosa fantastica. È il numero uno. Com'è il gruppo? Soldo, un botto. Vabbè, ma mica tutti devono dire a te. Chi sei? Roberto Valentino. L'esperienza col padre? Molto bella, dai. No. Cioè, sono divertiti, ho aumentato il legame. Niente. È aumentato il legame. Massimo, sei triste? Abbastanza, sai, la partenza, però è anche un arrivo a casa, quindi dipende dai punti di vista. Ciao! Ciao, Theo! Ciao! Mattia? Chi è là? Dov'è Mattia? Allora ragazzi, si torna a casa? No. Sì! No, sta pagando il tassista per fare un brutto giro. È tutto finto, rimarremo qua. No! Sorry. Si torna a casa ragazzi? Si torna a casa. Sì, è finita, adesso possiamo dire che è finita. Già. Claudio è finito. È solo un inizio. Bravo, grande Claudio, è un inizio. Oh, guarda il minivan, perfetto. È per una preparazione per il prossimo tour. È vero. Diglielo, ecco la macchina, dai, salite, è arrivata. Lui è. Ma il fatto che ha inquinato mezzo territorio americano? Vabbè, solo all'inizio un po', però. È giusto così, siamo in America, in Italia non si inquina. In America. Mica non è stato, non è fatto. Bruciamola! Cazzo, gli tiri fuori. Vai, ti salvo. Sto scherzando. No. Anzi, si può dire che abbiamo svuotato l'America perché sì, no, Mattia aveva una borsina adesso. No, guarda, non faccio perdere. Perché... Testone dietro, testone. Oh, sorry. Ecco il secondo, la seconda mandata che va. I walk 47 miles of barbed wire. I got a cobra snake for a necktie. A brand new house on the roadside. And it's a made out of rattlesnake hide. Garage what? Garage school TV. Garage school. School. Like S-K-O-O-L? Yeah. Oh yeah. So. Hello to Garage School TV. And? On the road. On the road. Okay, so the one more time. Take it easy, baby, don't you give me no lip. Who do you love?
alone. I got a tombstone and a graveyard line. I'm just gonna do what I don't mind dying. Who do you love? Yeah, who do you love? Ah, oh, who do you love? Now, Arlene took a map by my hand. She said, "Lonesome." We'll be right back.